Allora, piccola Lombarda, oggi te giochi l'anno, io t'avverto. Cominciamo così? Sì, perché stiamo per affrontare uno degli argomenti più scottanti di sempre, la carbonara. Babon. Allora, come si fa la carbonara? Con la panna? No. Con l'uovo e la pancetta. Che c'è, ho sbagliato? Tu mi avete in galera a me, il guanciale si usa, non la pancetta, il guanciale! Sì, volevo dire il guanciale, scusami, sono confusa. Non scherzà, Barbie Polenta, che qui è una questione di vita o di morte, eh? Va bene. Allora, per fare la carbonara metti a sodare guanciale piano in padella, non usa l'olio perché sennò te c'è colocchi, gli fai cacciare il grasso suo finché non diventa croccante e poi lo metti da parte. Perfetto, poi? Poi a parte prepari l'uovo, se sei un giusto usi solo i rossi e tanto pecorino, se invece sei un debole usi tutto l'uovo e il parmigiano. Rossi e pecorino. E sbatti tanto. Tanto? Tantissimo, deve venire tipo una crema. E poi la ricopri di pepe. Ma a me non... E poi la ricopri di pepe. Babom, tanto pepe. A sto punto scoli la pasta ardente nel grassetto del guanciale e la sarti in padella. Perfetto. Mo attenta perché a sto punto il mondo si divide in due. Cioè? Da una parte ci stanno i vigliacchi che la crema d'uovo ce la mettono fuori dal fuoco. Dall'altra ci stanno le eroi che spadellano direttamente sulla fiamma. Ma scusa, così non viene una frittata? Non mette mai frittata e carbonara nella stessa frase. Mai! Sono stato chiaro? Sì, chiaro. Una volta che è tutto bello cremoso, ci rimetti sopra il guanciale, pecorino, pepe e magni. Ma così è pesante, però. No! Se dice buona! No, pesante, buona! E comunque non meno dei duetti, hai capito? Ma tu vedi che non mi studio a te, te boccio! Te faccio saltare l'anno, te boccio! Visa nostra, sce! Parla bene!